Un saluto a tutto il pubblico di Star Web TV e di Montefeltro TV. Siamo oggi in collegamento con Michele Focosi, che ha appena conquistato il titolo IBF dei pesi leggeri. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. Bene, Ciao, come stai? Ok. bene, a posto. Sto recuperando perché, come sapete, venerdì ho combattuto 12 faticosissime riprese e perciò, anche se ho vinto, nel pugilato si danno e si prendono, perciò sono ancora un po' provato. E certo, è normale anche perché hai dato tutto in quell'incontro, no? Sì, Sappiamo. E innanzitutto, ecco, sì, sì. ti volevamo fare i complimenti da tutta la nostra redazione di Star Web TV e di Montefeltro TV e dirti che siamo orgogliosi e felici di avere un nuovo campione nelle Marche, no? Che si vada, ecco, ci voleva, si vada ad aggiungere a Roberto Bassi, che anche lui ha appena conquistato, e quindi dai, siete due stelle che brillano nel firmamento marchigiano. Ecco, quello che ti volevo dire, se ci racconti un attimino in breve queste 12 riprese, no, che come ci hai già accennato sono state faticose, ci dici un attimino come l'hai vissuta la cosa? Sì, dunque, questo per me innanzitutto è stata la prima volta che ho vinto un titolo nel quale quindi ho avuto un risultato positivo ed è stata anche la prima volta dove ho combattuto per 12 round perché i titoli italiani si svolgono sulle 10 riprese, mentre Certo. questo qui internazionale aveva 2 round in più da dover fare, quindi mi sono dovuto preparare un po' di più. Sono contento di aver vinto il match ai punti, così mi sono anche testato sulla durata, sulla lunga distanza, perché mettiamo che il match fosse finito prima, io sarei sempre rimasto col dubbio di come avrei potuto reagire in caso dovessi arrivare fino alla fine. Certo. Quindi ci sono arrivato con un valido avversario che è molto giovane, aveva 12 anni meno di me, molto grintoso, molto Non motivato, sembrava, quindi eh. Non sembrava. come? Non sembrava che avesse 12 anni meno di te lì. Lo so, però io sono dell'83, lui del 95, Sembravi te più effettivamente. giovane. Effettivamente per come si muoveva era veramente bravo, infatti mi sono molto complimentato con lui, gli ho detto di crederci e continuare perché sicuramente potrà ottenere degli ottimi risultati in futuro. Per adesso intanto il match l'ho vinto io, sono stato soddisfatto che ho svolto un match in tranquillità e con intelligenza, senza sprecare le forze, portando i colpi giusti, sono riuscito anche ad atterrarlo nel settimo round, Sì. dove poi ho tentato di chiudere il match, ma non ci sono riuscito, vista l'integrità del mio avversario. Certo, è stato coriaceo, sì, devo dire. Ascolta, dicevi dell'allenamento, hai fatto un allenamento particolare, ti sei preparato in maniera particolare per questo match o hai seguito le solite, no, il solito allenamento che di solito tu fai? Ma guarda, ho seguito il solito allenamento, ti dirò di più, ma sono allenato anche meno delle volte precedenti, sia perché questo periodo ho avuto dei problemi e anche se mi sono allenato tutti i giorni non ho avuto chissà quanto tempo da pensare, da concentrarmi sulla boxe. E questo può essere anche positivo perché non mi sono mentalmente stressato, sono arrivato al match pronto fisicamente ma mentalmente rilassato perché purtroppo mi sono stressato per altre cose, quindi al pugilato non ci ho mai pensato, non mi sono fatto condizionare da fattori negativi E mentalmente. chi è E poi mi chi? sono allenato molto meno anche perché ho voluto seguire la filosofia del risparmiare le forze. E 100% ho preferito darlo quella sera piuttosto che darlo negli allenamenti e magari andare incontro a crampi, a dolori muscolari, affaticamenti, febbri varie. Ho voluto risparmiarmi e ho visto che questo mi ha ripagato. Penso e spero che non sia stato un caso, insomma. No, io credo di no, anche perché chi pratica la boxe sa perfettamente che l'80% è testa. E quindi se sei tranquillo lì, riesci anche ad essere sciolto, a dare il meglio di te. Se sei teso e spesso
No, le aspettative non rispondono poi ai fatti, tu ne sai qualcosa. Infatti, ecco la domanda che ti volevo fare. No, il tuo percorso lo conosciamo bene, è stato molto sofferto, no, per raggiungere questo traguardo. Con l'allenamento, eccetera, e poi con gli incontri che purtroppo hai perduto in precedenza per arrivare. Ti faccio una domanda che magari è un po' scomoda. Avevi dichiarato sui giornali prima del match che se avresti perso avresti lasciato la box. Ecco, ti chiedo se l'avresti se l'avessi fatto su, se l'avresti fatto poi su davvero. Io non credo. Sinceramente io questa affermazione così drastica non mi sembra di averla fatta, mi sembra più un'interpretazione dei giornalisti, Sì, ah. dove sì, perché io sinceramente nelle interviste avevo detto che io vivo la giornata e vivo match per match, perciò quando loro mi hanno chiesto fino a quando vorrò boxare, io ho risposto che non mi piacerebbe essere uno di quei pugili che arriva a fare la boxe fino ad oltranza e che l'avrei fatta finché il gioco vale la candela. Perciò io credo che non essendo mai riuscito a conquistare un titolo, se non avessi vinto neanche questo, magari poteva esserci una delusione che sia da parte mia sia da parte di chi mi segue. Però non è che Certo. avevo detto proprio se io perdo smetto la boxe, cioè io ho cercato pure che ho vinto e adesso smetto, non è che io. Dipende come mi sveglio la mattina, Ma parliamoci che molto chiaro, non è che beh, certo, però è è ben come se diverso da, prima. vedi, allora è stata un'interpretazione, come al solito, no, molto coraggiosa di qualche giornalista per fare lo Secondo scoop. me sì, secondo me sì. Sì, non ci avremmo creduto comunque perché dai, un pugile non molla mai, quindi figuriamoci poi Michele Focosi se molla, no, non ci avremmo comunque creduto. È comunque uscito appena, è un titolone uscito, mi sembra, non voglio dire, ma sul Corriere Adriatico, non voglio No, sbagliare. sul web, sull'articolo sul web, non mi sembra sul Non Corriere era il Corriere, Adriatico. era sul web allora Non lo so, forse. comunque non importa, io non è che me la sono né presa né altro, assolutamente, è stata Assolutamente. solo un'interpretazione, secondo me un po' esagerata, ma niente di Certo, che via. Poi non ho ascolta, ancora vinto, quindi perché devo non c'è polemizzare sulla eventuale sconfitta. esatto, non c'è nessun problema. E ti chiedo obiettivi futuri adesso, dopo aver conquistato questo titolo, cosa ti proponi? Ti sei Ecco, dato? vedi, praticamente te l'ho già risposto, io vivo alla giornata, quindi intanto mi godo la vittoria e sono felice di essermi tolto una piccola soddisfazione. Certo. E poi vedrò se mi viene proposto qualcosa di allettante, sicuramente mi alleno e salgo sul ring, altrimenti no. Se mi Certo. viene proposta una cosa che non mi interessa, non vedo motivo di continuare, capisci? Forse anche da questo che loro hanno Malinterpretato. interpretato male le mie affermazioni. Certo. Cioè, perché quello che ho detto io è che purtroppo questo è uno sport molto duro. Se io volevo combattere solo per avere delle soddisfazioni, rimanevo dilettante. È Visto che io chiaro. sono professionista, non è che uno si vuole arricchire, però perlomeno guadagnarci un qualcosina, È chiaro. perché veramente si guadagnano delle cifre ridicole, Sì. ridicole. E allora, siccome i sacrifici sono tanti, preparare un match da 12 round per cifre veramente ridicole, dopo ci pensi due volte, capito? Quando dopo ti capitano certe volte, ci pensi due volte se ricombattere o no. Per questo dico, io adesso vedrò che proposte mi verranno fatte una prossima volta, poi dopo deciderò in base a quello che mi viene dato. Certamente, è quello che Diaville, no, ti riuscirà anche no, a consigliare, anzi facciamo i complimenti anche a Diaville, no, che è il tuo allenatore. Durante il match cosa ti diceva? Qualcosa di particolare? Ma sì, è stato veramente molto bravo perché il mio allenatore si lamenta sempre che io quando combatto non lo ascolto, non seguo molto l'angolo ed effettivamente lui ha ragione perché
sono una persona un po', non perché sono testardo, ma perché quando combatto magari vado un po' in panico e non riesco a seguire bene le cose che mi vengono dette all'angolo. Invece questa volta lui si era raccomandato già cioè, i giorni prima che dovevo cercare di rimanere freddo, lucido e di ascoltare quello che lui mi diceva all'angolo. Infatti questa volta l'ho fatto, lui è riuscito a trasmettermi in modo tranquillità. Mi ha veramente guidato bene round per round, per esempio mi diceva di muovere molto il tronco, di stare attento alla reazione, perché Benson Molnar era un pugile che quando veniva colpito rispondeva duramente con dei ganci corti, rispondeva sia col gancio sinistro al fegato, sia col gancio destro molto rapidissimo. Ogni volta che io finivo la scarica, se era troppo lunga, lui incrociava con questi colpi che si sentivano. Dal fisico non sembrava chissà che, però posso assicurare che c'erano le mani abbastanza pesanti. E Sì. quindi Diemilla mi diceva di stare molto attento a queste sue reazioni, di muovere il tronco, di non stare frontale. Insomma, no, mi ha veramente mirato bene, io sono Bene. contento di averlo ascoltato. Bene, bene. Michele, ok, con questa ultima domanda ti salutiamo e ti auguriamo veramente tanti altri titoli così, Sono e d'accordo. tanti altri obiettivi che sicuramente raggiungerai. Un in bocca al lupo grande e le redazioni ti staranno vicine perché comunque sia laddove dovessi combattere qui nelle Marche, non oltre perché non siamo ancora attrezzati per lunghe trasferte. Ti faremo sicuramente tutto il reportage che meriti, ok? Va Va bene. bene, Ciao Michele. grazie mille, grazie, buona Pre serata, un saluto a tutti. prego, ciao, ciao Michele, ciao. Ciao. Molto più di è stato